un po' che casa. Qui ci sono stato già due volte. L'ho sperimentata già due volte. Fa un po' vedere? Però è un macello quelle scale. È un macello proprio. Vedi che c'è i passi qui degli animali. Se ficcano dentro col cespuglio. È un macello, Ah, vende, oh, vende sta casa. Ora un po'. Sente, oh, che c'è dei rumori, oh. C'è dei rumori qui dentro. Oggi se sta bene fa 20 gradi, pensa. Fa 20 gradi. È quasi il... Domani è il 24 febbraio, quindi è quasi marzo, pensa. Adesso è fine settimana. I meteorologi prevedono il freddo del polo nord che viene qui in Italia un'altra volta. La neve agli alticolli, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Guarda un po'. Però io ho sto giacchettino arancione, me lo dovrei togliere per buccare lì dentro. Me lo dovrei togliere. Come si fa? Vale la pena buccare dentro quello sfascio? Fa un punto a vedere. Fammi un punto a vedere chi dentro. Chi c'è? Il laboratorio de nonno. Vedi? Il laboratorio de nonno. Il contatore anni 70. Una ragnatela che in testo filo della luce. Anni 40. E poi un filo chi de ferro. Attacca su la lampadina, però si è strappato tutto, mi sa che l'hanno tirato giù. Che cuce fa, oh? Cuce fa questo qui? Questo qui è un sellì dietro di una bicicletta, anni 1910, attaccato su un tel soffitto. Non ho visto mai la sella della bicicletta attaccata su un tel soffitto. Chi dentro, guarda un po', le puzza chi dentro, ma poi c'è una porta, c'è una porta. Ho pensato che andava giù e si entrava in una grotta. Guarda, chi il soffitto è buono ancora. Questa è una casa... Da sistemare completamente, eh. È dell'agenzia, la tiene in agenzia in ballo. Ad è perché c'è quel cartello, non bocco. Perché se non c'era il cartello, davo su tutto e la esploravo. Però alla fine l'ho esplorata due volte sta casa. Però è una bella casa. E c'è il campo, qua, guarda, tutto il campo. È bella, na miseria. È bella ma non balla perché è allo sfascio. Lì dopo c'è l'annesso laterale, qua c'è il pozzo in mezzo a quei spini. Guarda che bello. Dopo lì c'è la stalla comprende da quel lato lì al lato di qua, dal lato sinistro al lato destro. E lì sopra la casa è abbastanza spaziosa perché guarda un po', guarda quanto è grande sta casa. Solo che questa sarebbe da demolire a buttarla giù completamente e a tirarla su. Da zero proprio, da zero, perché ha lo sfascio completo, totale e drastico, come lo è la generazione di oggi. La generazione è completamente finita, eh? Sempre tutto male, sempre il male, tutti i giorni il male. Non c'è mai una volta che è bene. Il male dappertutto, sulle parole, sugli atteggiamenti, eh? Tutto male, nient'altro che il male. Ormai il pianeta è allo sfascio. E però si dice sempre del pianeta, in realtà è le creature, perché quando ci campava la famiglia qui dentro si affidavano a Gesù. Adesso non ci si affida a Gesù, per quello siamo tutti malvagi ormai. La malvagità le compimo sempre, le cotte de crude, tutte robe brutte, tutto uno schifo, perché parliamo con parole cattive, parole di fuoco che viene da sotto, viene dall'inferno. Tutte le parole che diciamo, parliamo tutti i giorni, proviene né dall'inferno, non proviene né dalla luce dell'amore. Quindi la generazione è completamente terminata. Come lo è sta casa, che c'è da rifarla completamente, c'è da buttarla giù. Alla fine, guardandola, no, non è male, però è allo sfascio. Quindi questa non è più adatta per restaurarla,
questa è adatta per buttarla giù completamente e il materiale non si sa se si può riutilizzare per tirarlo su, per tirarla su sta casa. Non credo, perché non è più a norma niente. I mattoni stravecchi, tutti pieni impastati di umidità. Capito? Non è più niente di buono in questa casa. Chi c'è da buttarla giù? Praticamente te compri la casa, devi spendere lo smaltimento dei rifiuti, che ti costa una barca dei quadrini, e in più da ricostruirla da zero, devi fare le fondamenta, e il cemento, e tutto quanto. Questo non è più adatto, sto cemento qui, è lo sfascio, La stessa cosa come la generazione, non è più adatta per sopravvivere. Non è più adatta. È solo un... come posso dire, è solo un fastidio. La generazione oggi ormai è diventata un fastidio per il pianeta, quindi il pianeta deve sopravvivere e il pianeta per sopravvivere deve annullare e eliminare le creature che abitano qui su questa terra, perché ormai hanno abbandonato Dio dai propri cuori imbastarditi, le proprie menti mentecazze, le menti celebrolesi al male, parole cattive, parole di offese, parole di ingiurie, invidie, malignità, sguardi cattivi. Sente questi, sente che rumori schifosi. Dai che riprimo, dai che riprimo. Sta tutto col rumore, ti rendi conto? Dov'è che deve andare a finire quello lì con la moto? Dov'è che deve andare tutto col rumore lì? Abbiamo trasformato il pianeta pieno di caos, rumori, maleducazione, parole cattive, perversione, schifezze varie, porno, orge e quant'altro. Tutte parole cattive, tutte offese, tutte bestemmie, addio la Madonna, allontanati Dio dal proprio cuore. Non c'è più niente di Dio in tuoi cuori, non c'è più niente nelle menti di Dio. Dio è amore, non è odio. La divisione drastica, la fine di tutto. Eccolo un altro, sempre quello? Dai che riprimo! Questo è un altro, Dai che riprimo, che vinci un premio. Allora, è l'annullamento completo e drastico e definitivo di questa generazione, de mentecazzi. Mentecazzi perché è stato abbandonato l'amore dai cuori, dalle menti. Non c'è più niente di buono. La vita è terminata. La vita umana, e anche coloro che abitano qui che non sono umani, oppure sono un miscuglio di inseminazioni umane e non umane, ormai sono degenerati. Ma questo è un dato di fatto, non è che io parlo per me, in primis, per me. Però c'è ormai l'umanità degenerata. L'umano, non umano, miscuglio, incroci, tutti, di tutto e di più, di tutto e di più. Solo gli animali è rimasti puri d'amore, puri, perché gli animali non te bestemmierà mai a Dio la Madonnina. Hai sentito mai un animale a bestemmiare? Oppure un albero, queste frasche, gli alberi, no? Non ti risponderebbero mai male, non ti manderebbero mai a fanculo, non ti direbbero mai parole dispregiative. La natura ci ama, il pianeta ci fa sopravvivere con le risorse. Quindi noi siamo come questa casa. Ormai non ha più speranza. La generazione non ha più speranze. Dopo il clima è cambiato, certo, la generazione ha reso coloro che stanno nelle cariche alte, hanno buttato tutta chimica, hanno annullato le stagioni naturali, hanno sconvolto proprio il clima terrestre, hanno creato un'arma bellica col clima, con la modifica climatica. E adesso non ci possiamo lamentare, non è colpa di Dio se capita i disastri. I terremoti c'è stati sempre, ma questi l'hanno aumentati con le cariche elettrostatiche nel cielo. È inutile di complottismo. Questo è il demonio che pensa che è un complottismo. In realtà, la realtà dei fatti è tutto quello che sta creando l'umanità, l'umano e il non umano, sulla Terra, il pianeta. Il pianeta è completamente sconvolto. Perché?
perché coloro che lo abitano si sono sconvolti e sono andati contro Dio, contro l'amore, contro le parole dolci, le parole di dolcezza, di premura, di tenerezza, di apprezzabilità, l'apprezzamento. E tutto, non c'è più niente, non c'è più niente, è una merda sta generazione, sta casa è allo sfascio completo e totale. Cosa vuoi che vendene su schifo di casa? Chi la compra sta merda? Eppure una volta era bellissima sta casa, chi la compra su schifo di casa? Questa c'è da buttarla giù, a fa le fondamenta, a ricostruirla con altro materiale, questo da tutto da eliminare, da smaltire i rifiuti. Quindi chi le compra se case? Chi le compra se case allo sfascio? E le persone, le creature, no, oggi come oggi, è possibile sostenere ancora l'umanità? È possibile che il pianeta ancora sostiene l'umanità, gli dona le risorse per sopravvivere? Sì, è possibile, perché il Dio tramite gli elementi ci ama. Dopo, se gli elementi si incazzano, quello è un atto di purificazione, è inevitabile, perché il pianeta non ne può più delle generazioni ingrate, le creature ingrate bestemmiano tutti, oh! Se drogane, bestemmiano a rotta de collo! La pornografia, che sarebbe l'egoismo, vuole ne sentire il piacere sessuale, finito lì, droghe, piacere sessuale, orge, e televisione tutto falso, tutta falsità dappertutto, la meteorologia è un sacco di puttanate, le persone si rispondono sempre male, non c'è più niente di dignità, non c'è sta più niente, è finito tutto, è terminato tutto, ogni cosa bella, è finito tutto. Eppure le cose belle è finite nell'umanità, nella generazione, ma nella natura ancora c'è, perché c'è l'erba, c'è ama, mica ci manda a fanculo. La casa lì sta ferma lì, questa è un'opera dell'uomo, di quando erano uniti in Dio, in Gesù erano uniti quella volta, no? Nella campagna, e ringraziavano a Dio delle risorse che gli dava il campo, perché faticavano per loro, non faticavano per un padrone imbastardito che bestemmiava dalla mattina alla sera, notte e giorno, per fare i quadri, per il business. E l'albero mica te manda a fanculo, l'albero te ama, apposta io ho preferito distanziarmi dalla società moderna de merda, non che io sono meglio di loro, so peggio, sarò peggio, quanto te pare, però comunque vada, mi distanzio, sto nei campi, sto nelle case rurali abbandonate, esploro, cerco da far prendere consapevolezza che un tempo c'era l'unione familiare, l'unione nell'amore, ci si affidava al Signore Gesù, non al demonio come adesso. Quindi abbiamo terminato, la generazione ultimata è terminata, ha finito, ha fallito, stiamo solo attendendo la fusione nucleare. Tirasse via si vulcani, affonde tutto, così diventiamo liquidi e ritorniamo petrolio. Però le anime che hanno vissuto nell'amore, in concordia con l'amore, ma chi è sono le? Chi è che sono? Chi sono le anime che hanno vissuto in concordia con l'amore? Ognuno deve pensare per se stessi. Cerchiamo da farlo ad Eda, vive in concordia con l'amore, in armonia col creato. Così saremo salvati, se no così facendo. E saremo terminati per sempre nel fuoco, nello stagno dove c'è pianto e stridore di denti dell'inferno, la madre di tutti gli incubi, in un luogo che non c'è amore e non ci sarà mai amore e nessuna speranza di riuscita, la madre di tutti gli incubi, l'inferno. Quindi se non siamo in sintonia con l'amore, noi siamo eliminati e annullati per sempre. Perché noi vogliamo essere tra gli annullati? Perché? Perché abbiamo fallito, d'accordo, abbiamo fallito, però se ci affidiamo fin da adesso all'amore nucleare, allora se ci pentimo, ci affidiamo all'amore nucleare, ci salveremo, perché Dio ci salva, perché è amore. Però è giusta giustizia, quindi purifica, la purificazione per coloro che non si affidano all'amore avverrà nella disintegrazione del corpo e dell'anima imbastardita.
e saranno portati all'inferno, dove c'è pianto e stridori di denti per l'eternità, senza fine, senza più nessuna speranza di scappare fuori da lì. Quindi, come questa casa non c'ha speranze, questa c'è da buttarla giù, da smaltire i rifiuti, da togliere tutte le... Se c'è le fondamenta, non credo che c'è le fondamenta qui in queste case vecchie. Queste si regge, ne ha retto tutti i terremoti. Quelle che fanno le fondamenta caschiano giù come le peremizze. Questa c'è da buttarla giù, a rifare tutto, a fare le fondamenta, tutto quanto, da zero. Quindi è annullata, la generazione è annullata. È il termine ultimo di tutto. Se non ci affidiamo all'amore, siamo finiti, eliminati, terminati, annullati. E qui, da questa casa, termina qui questa produzione video di riflessione. Non so, boccato lì perché c'è il cartello, perché in tele case che c'è i cartelli io non c'è bocco. E solo in quelle rurali che non c'è cartelli, non c'è niente, e 50 anni, 70 anni che abbandonate allo sfascio, lì c'è se vuole pure bucca. Allora da qui è tutto, te ende fine, come la generazione che è terminata, annullata e definitivamente finita. Fine!